GF VIP, Cecilia massacrata in diretta da Maurizio Costanzo. Colpo di scena per Cecilia Rodriguez, la quale ha dovuto fare i conti con un duro attacco che le è stato fatto in diretta TV al Maurizio Costanzo Show proprio da parte del padrone di casa del talk show in onda in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti di questa puntata vi era anche l'ex fidanzato della Rodriguez, Francesco Monte, che ha avuto modo di riparlare della storia d'amore finita male con la sorella di Belen Rodriguez e di tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane con Ignazio Moser. Maurizio Costanzo demolisce Cecilia Rodriguez, ecco perché. Le gossip news rivelano che la Rodriguez è stata messa in onda a discussione addirittura dallo stesso Maurizio Costanzo, il quale ha criticato duramente il comportamento di Cecilia all'interno della casa più spiata d'Italia. Sì, il famoso giornalista si può dire che abbia letteralmente massacrato in diretta la Rodriguez, affermando che il suo comportamento è stato a dir poco sbagliato nei confronti di Francesco Monte e aggiungendo che è stata anche una mancanza di rispetto clamorosa nei confronti della persona che è stata al suo fianco per circa 5 anni. Insomma, un duro affronto che ha lasciato senza parole i fan di Cecilia, meno i telespettatori del cancelletto Grande Fratello VIP che si sono trovati d'accordo con le parole di Maurizio Costanzo e sui social si sono schierati dalla sua parte, convinti del fatto che il comportamento di Cecilia sia stato a dir poco vergognoso verso Francesco Monte. Quale sarà la reazione di Belen dopo le clamorose parole di Costanzo? Il giornalista non ha avuto timore di esprimere il suo parere in diretta televisiva su Canale 5, consapevole del fatto che avrebbe attirato anche le antipatie di una fetta schiera di sostenitori di Cecilia Rodriguez, i quali ovviamente si sono scagliati contro Costanzo per le dure parole. A questo punto sarà curioso vedere anche se ci sarà la reazione di Belen Rodriguez dopo le parole di Maurizio al Costanzo Show, in presenza tra l'altro anche del suo ex marito Stefano De Martino. Già qualche tempo fa il giornalista aveva usato parole molto forti nei confronti di Belen, alla quale aveva consigliato di ritornare nel suo paese d'origine, così da poterci liberare definitivamente delle continue notizie di gossip riguardanti la sua vita sentimentale. In seguito, però, i due fecero pace e Belen è stata anche ospite di Costanzo nel programma L'Intervista.